Sabri! Sabrina! Terra in Espansione è un progetto portato avanti da volontari del Movimento Umanista, del Partito Umanista, i volontari del Movimento Onda Anomala e vari cittadini della città di Napoli, per rispondere alla necessità di riqualificare un po' le piazze di Napoli, alcune piazze di Napoli, e partire da una riqualificazione ambientale, quindi cercando di prendersi cura del verde urbano o di creare il verde lì dove non ci fosse. Nasce sicuramente da un'idea un po' più profonda, un concetto un po' più ampio, è quello della sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. I movimenti e le associazioni che fanno parte di TIE sono attivi da tempo sul tema dei rifiuti, diciamo, nei vari conflitti, diciamo, per quella che è la distruzione ambientale alla quale stiamo assistendo in Campania. E pensiamo sia enormemente grave il silenzio e la non responsabilità, diciamo, dei cittadini, soprattutto delle nuove generazioni. Attraverso questa iniziativa cerchiamo di riportare un po' le persone alla partecipazione rispetto appunto alle tematiche che toccano la sopravvivenza, la salute di tutti. Di quale azione stiamo parlando? Stiamo parlando di Green Guerriglia. La Green Guerriglia è una forma di lotta non violenta che consiste in azioni denominate attacchi verdi, un giardinaggio clandestino, prevalentemente notturno, nei quali cerchiamo appunto in questi attacchi di riportare il verde lì dove è stato deturpato, diciamo, dal mancato lavoro delle persone del comune, oppure di portare vita, portare bellezza verde nelle piazze più degradate della città. È un'iniziativa che sta riscontrando successo. Si stanno aggiungendo molti volontari nuovi, per singoli cittadini che comunque sono entusiasti, ci appoggiano portandoci piante, aiutandoci comunque a raccogliere tutto il necessario o sporcandosi le mani con noi in strada. Abbiamo completato la Piazza San Domenico, diciamo, è stata bonificata da due attacchi verdi, uno appunto terminato stasera nonostante la pioggia, e a breve abbiamo in progetto di attaccare anche Largo Banchi Nuovi, che è una delle piazze più abbandonate, diciamo, del centro storico.